Naturalmente. Ragioniere, scherziamo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ieri sera che era giovedì, non mi dica che ha trovato un night aperto per conoscere. No, assolutamente. In sono andato a letto presto. Con le galline. Sì, bravo. Visto che le donne non gliela danno. Vado con le galline. Vale attrazione galline. Sessuale? Anche questa? L'ho visto con due o tre occhi qualche volta. Sì, sì, sì. Ma anche quella è attrazione fisica. Oggi è elegantissimo. Devo dire sì, che sì, è sì, elegantissimo. Giacca quadrucci, camicia in brodo. Sì, tutto, cravatta tutto, al sugo. È tutto consono. La Rita che è dietro quella telecamera. Sì. Vede però come si avvicina minacciosa. Scusa, dietro quella telecamera il radio non si cosa vede. Le farebbe? Un regalo a Natale, gli faccio un regalo a Natale, perché tanto brava. Le palle di Natale, meglio delle palle di Natale che gli vuoi regalare. E con le palle ci diamo Junior Serpoli. Grazie a tutti. Leonardo Franceschi. Leonardo Franceschi. Schiaffo? Antonello Antonelli. No, ma ho visto arrivare lui con la Antonello mano. Antonello! Antonelli! Un uomo là? Latente. Un uomo là? Laureato. Ah, laureato. Un uomo laureato. I compiti? L'ho fatti tutti, ho eseguito i miei compiti. A me 7 non per sembra. 7? 47. Appunto. Più lira. Allora, no, volevo dire a chi ci sta seguendo in televisione in questo momento, guardo qui, poi guardo là, chi ci sta seguendo, che adesso le caratteristiche della giornata le dobbiamo snocciolare così, e il nostro Jacopo ci darà una mano. Esatto, come il metano. Sì, va bene. Ingegnere, la prego, già lei fa cacare quando non fa le battute. La prego di stare sulle sue, perché già sta sulle mie. Allora, Caldarroste e vino nuovo, pancia, ti metto alla prova. Caldarroste e vino nuovo, pancia ti metto alla prova. Dovrebbe spiegare. No, nel senso l'abbiamo che se detto. Uno mangia le caldarroste e il vino nuovo, che è un'ottima accoppiata. Sì. Il famoso il vino, no? Nouvelle. Novello. Perché lo dici in francese? No, perché è stato ispirato dal cantante. No, perché insieme sono eccezionali, però sono forti, un po' pesanti, ecco. Però lo mette alla prova, perché se uno ha un buon stomaco resiste il colpo, senza accusarlo, ecco, insomma. Resiste il colpo. Ci vuole un buon apparato dirigente. Dirigente sarà. Siamo giunti all'indovinello delle 100 pistole. In premio ancora una volta la nostra radio mette in palio questi 50 euro di buono per una prestazione sessuale da consumarsi. Scusi, ma in località Torrino devo mettere la consona cuffia, ecco, diciamo così. Lei quanto ha accumulato fino adesso? 50 euro. No, 100. 100. Super campione. Ce l'avevi ancora. Metta la cuffia. Allora, intanto io le chiarisco, Sabina, sappi sì, che ove il ragioniere preferisse alla prestazione sessuale del Torrino, non per fare dei paragoni, ma un fare sesso con te, ti dovresti prestare. Va bene, io presterò. Per l'onore del programma. Sì, mi presto volentieri, dai. Che gli farebbe una biondina? Non lo so, guardi. Specialmente se si presenta così. Improvviserebbe, ha detto improvviso. Allora, il maestro Benedetti adesso eseguirà, partirà, accennerà ad un brano, sì, e lei dovrà rispondere entro 36 giorni di che brano si tratta. Vada. Che brano è? Il silenzio, il silenzio. L'ha inventato. Accenniamolo con, anche con i bassi, con la compagnia. Caro amico. No, è l'anno che verrà. Aveva pisciato i colori. Ragioniere, sei molto lontano. Più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. Sfintere mi ci ha messo un dito e come s'arcaverà. È troppo tardi, ci si leva dal cazzo. Avete ascoltato Etere o Catetere con Antonello Antonelli, Leonardo Franceschi, Daniele Benedetti, Sabina Sciabucchi, lo chansonnier Stefano Rapezzi e il grande dottor Augusto Tocci, Steno. E allora, ringraziamo al di là delle telecamere Torcio, Vita Stanganini. Un applauso. Sì.
della Rita io ci do un bacino. A domani.